Consumando di più significa che... Si presenta oggi un progetto Aiuto Consumatori Sicilia che fa tappa anche ad Agrigento dopo aver visitato altre città della Sicilia. Un progetto che viene presentato in un istituto scolastico come l'Accademia delle Belle Arti Michelangelo, quindi che coniuga arte e tutela dei consumatori. Abbiamo voluto far circuitare questo nuovo modello di informazione verso gli istituti d'arte perché a nostro avviso sono stati finora trascurati da quella che è una tradizionale informazione di carattere culturale e convegnistico. Oggetto di questa attività di oggi è la introduzione del federalismo fiscale nel nostro paese da un lato e poi anche le iniziative volte alla tutela dei consumatori contro il caro vita da un lato e la ripresa dei consumi dall'altro. Noi vogliamo che da questo contatto con la scuola possa crescere un nuovo modello culturale, quindi un consumatore cosiddetto più consapevole, conscio di quali sono i propri doveri ma anche i propri diritti. E l'originalità sta anche proprio nel fatto di abbinare anche una mostra di elaborati e una successiva premiazione dal titolo La tutela dei consumatori vista dall'arte. Alcuni argomenti li abbiamo trattati in maniera più specifica per dare loro un'idea più precisa in modo da poi poter tradurre quello che è il loro modo di vedere e problematiche specifiche, fattispecie di tutela dei consumatori e tradurle in disegni abbozzetti sul legno che saranno parte integrante di una interessante mostra denominata La tutela dei consumatori vista dall'arte che si terrà ad Enna il 21 maggio prossimo. È importante che le scuole in un progetto di rinnovamento, qual è quello attuale che si sta vivendo a livello nazionale, siano il più possibile legate al territorio e interagiscono con le attività del territorio per dare ai giovani informazioni non solo didattiche, nozionistiche che sono un pochettino superate purtroppo, ma dare anche quelle informazioni di vita comune, quale può essere l'attività dell'Unione Consumatori e attraverso gli allievi trasmettere questa informazione, queste cose anche ai genitori e alle proprie familiari. Anche la Regione Siciliana presente alla presentazione di questo progetto che ha un tema importante, la tutela dei consumatori e che tratta temi come federalismo fiscale e contrasto al caro vita. Sì, questo progetto si incardina all'interno di una cornice che si chiama La Sicilia per i consumatori, è il programma generale che la Regione Siciliana ha adottato per quest'anno, finanziato con le risorse che provengono dalle sanzioni che l'autorità garante per il libero mercato e la concorrenza eleva alle aziende che operano i cosiddetti cartelli. Queste somme vengono restituite attraverso l'adozione di progetti che servono per migliorare l'informazione e l'assistenza ai consumatori.